Un imprevisto e da lì partono le storie, mariti inquieti, giovani amanti, figli ribelli, madri bugiarde e mogli distratte. C'è questa ed altra ancora nel libro della scrittrice aquilana Annalisa De Simone, edito da Marsilio e presentato all'Aquila, Palazzo Fibbioni, dal giornalista Alberto Orsini. La prima volta che Flavia incontra Alessandro Mazzarella è nell'ascensore del Policlinico. Certo, non immagina le conseguenze, ma ecco fatto. È stata Ambra, sua madre, a procurarle il lavoro in ospedale. Ha chiamato Filippo Mazzarella, il padre di Alessandro, per chiedergli aiuto e il passato che voleva nasconderle all'improvviso torna a ripercuotersi su tutta la famiglia. Tanto tempo prima Ambra era una combattente, poi qualcosa si era messo in moto, oppure il contrario, qualcosa dentro di lei si era spezzato. Aveva chiuso finalmente una relazione clandestina che l'aveva lasciata sola con un bambino. Ma una telefonata è sufficiente per ribaltare 23 anni di silenzio, un piccolo gesto che allunga la propria ombra su tutto il presente. Questa è la trama del terzo volume di Annalisa De Simone, che ancora una volta la critica ha valutato molto positivamente. In realtà c'è un paradigma che fa parte della tragedia, perché la mia storia narra di un incesto involontario, ma un paradigma che poi si sfuma nella contemporaneità, in una storia moderna o postmoderna, potremmo definirla, in cui non c'è nessuno eroe che si eleva al di sopra delle sorti dei mortali, ma ci sono quei tipici eroi del postmoderno, quindi eroi per sottrazioni, anti-eroi che più che elevarsi al di sopra dei mortali, insomma, nel loro avvicendarsi sono pari a chi ne segue le gesta e quindi potrebbero parlare vis-à-vis a chi li legge. Nei migliori dei casi, in quelli più felici, potrebbero istigare un senso di partecipazione emotiva, io me lo auguro. Annalisa De Simone è nata all'Aquila nel 1983, è laureata in scienze umanistiche e in filosofia. Ha pubblicato già, prima di questo, due romanzi, Solo Andata, edito da Baldini e Castoldi, e Non Adesso Per Favore. Dopo tante cadute, sì, sono stata confusa, i più gentili mi definivano poliedrica, ma io subivo la sindrome dell'impostore perché sapevo che non si trattava di capacità di agire in maniera snella, agile, da un mezzo espressivo all'altro, ma di una mia profondissima confusione, e quindi finalmente ho capito quello che voglio fare, mi auguro, insomma, mi permettano di farlo finché vorrò e sì, sicuramente continuerò a scrivere.